Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre parlando della intitolazione a Simone Mazzi di una piazza. Il giovane vigile del fuoco morì durante un salvataggio. Questa mattina appunto la cerimonia di intitolazione e la famiglia chiede ancora giustizia. A noi chiediamo giustizia da 20 anni, ci sono stati in primo grado abbiamo vinto, in secondo grado abbiamo vinto, adesso aspettiamo la decisione della Corte di Cassazione. Era il 28 gennaio 2003 quando il pompiere Simone Mazzi venne calato con una barella per soccorrere un camionista finito fuori strada lungo la statale 73 e ferito alla schiena. Qualcosa però andò storto, il cavo si ruppe e il bozzetto finì sulla testa del vigile del fuoco 29enne, uccidendolo sul colpo. La giustizia civile ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro, ma il ministero si è opposto 2 volte e si attende ormai dal 2022 la Cassazione. Giustizia è sicuramente il riconoscimento più importante che aspettiamo e che vogliamo. Il fratello adesso ha scritto ai ministri di giustizia e lavoro. Portiamo avanti una vicenda processuale, una causa civile contro il ministero da 20 anni, perché vogliamo giustizia, perché è stato dimostrato nelle 2 cause civili che Simone era agganciato ad una gru che era malfunzionante, che era fuori da ogni misura di sicurezza, che era sostanzialmente non a norma e su cui non veniva fatta neanche manutenzione. Quindi era una gru che era un pericolo per tutti i vigili del fuoco e infatti per Simone si è trasformata in una tragedia. A Simone Mazzi, medaglia d'oro al valor civile, il comune di Arezzo adesso ha intitolato una piazza a pochi passi dalla caserma dei vigili del fuoco. Il ricordo diventa ancora più sentito proprio per il fatto che tra una settimana ricorre la festività della nostra santa padrona Barbara, il 4 dicembre, e come ogni anno andremo a ricordare anche in quell'occasione tutti coloro i quali ci hanno lasciato nell'adempimento del proprio dovere. Questa targa è un riconoscimento non solo a Simone Mazzi ma anche a tutti gli uomini e le donne che purtroppo sono morti in questi anni nel compiere il loro lavoro, e anche un auspicio e soprattutto una speranza che veramente si possa finalmente trovare il modo, no, di tutelare e salvaguardare noi lavoratori durante lo svolgimento del nostro lavoro. E questa mattina c'era un'altra intitolazione che è stata ufficializzata, ovvero il Parco del Foro Boario. L'area verde attrezzata di Pescaiola, da sempre identificata appunto come Foro Boario, da oggi vede proprio ufficializzato il proprio nome con una targa installata nei pressi della fontana. Una decisione presa a seguito della proposta della Commissione Toponomastica del gennaio 2022 e approvata dalla Giunta Comunale nel maggio del 2023. Una giornata davvero infernale, quella trascorsa oggi da parte dei pendolari aretini e non solo. Una persona che vagava sui binari nel tratto fra le stazioni di Santa Maria Novella e Statuto è stato proprio il caso all'origine dei problemi che poi si sono registrati durante tutta la giornata, principalmente durante la mattina, nel trasporto ferroviario intorno proprio al nodo fiorentino. Un episodio che ovviamente ha comportato lo stop completo alla circolazione in alcuni momenti per consentire l'intervento alla polizia ferroviaria e al personale di RFI. I ritardi hanno addirittura sfiorato anche i 100 minuti, quindi davvero una giornata campale insomma per i pendolari aretini e del Valdarno. E adesso invece andiamo all'interno di una scuola, esattamente il liceo Piero della Francesca, dove grazie a degli incontri di educazione all'affettività si combatte la violenza di genere. Hai provato a mangiarmi, mi hai portato via una parte di me, non ti ho fermato ma avevo paura. Smettila, 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 smettila. Non l'ho detto a voce alta, è per questo che hai continuato. Il punto non è che noi andiamo in giro da sole, ma che dobbiamo essere libere di farlo e gli altri non hanno il diritto di toccarci o di fare quello che vogliono, insomma, con il nostro corpo. Testimonianze, storie, cartelloni, fiocchi e segni rossi disegnati sul viso. Al liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo sono le studentesse e gli studenti ad alzare la voce per dire basta alla violenza di genere. Perché siamo stanchi e stanche soprattutto. Abbiamo bisogno di un cambiamento e penso che le nuove generazioni siano l'unica speranza per
avere un futuro migliore. All'indomani del 25 novembre si continua a far rumore in memoria di Giulia Cecchettin e in difesa dei diritti delle donne, anche con un incontro con due giuristi e una psicologa per formare ed informare i ragazzi. Nel saper riconoscere certi comportamenti come campanello d'allarme per situazioni peggiori, saper distinguere comportamenti che diventano reato e quindi dare una formazione e un'informazione ai ragazzi perché possano avere dei punti d'appoggio, una conoscenza che gli permetta di essere informati, aiutare i propri coetanei e rivolgersi alle istituzioni che esistono che possano dare un aiuto a non arrivare a situazioni tragiche e drammatiche. Noi siamo qui davvero per questo, per anche una piccola briciolina, per mettere un po' di consapevolezza, perché non pensiamo mai che possa toccare a noi in prima persona, ai nostri figli, ai nostri diciamo parenti o ad amici. La vediamo sempre una cosa che succede in televisione, una cosa lontana, invece i dati ci dicono che è una cosa molto, insomma, purtroppo molto, molto frequente. Un fenomeno tristemente noto anche ai più giovani, quello della violenza di genere. Abbiamo fatto un modulo Google in cui le ragazze della nostra scuola potevano scrivere le loro esperienze e siamo rimaste stupite per la quantità di risposte che abbiamo ricevuto. Tutt'oggi mi porto i segni dietro. Ho dato fin troppo amore e fiducia a persone che non se lo meritavano. Tra le ipotesi messe in campo dal governo per contrastare la violenza di genere è anche quella di un'ora a settimana di educazione alle relazioni nelle scuole. Credo che la scuola non debba inserire un'ora, ma tutta il lavoro che si fa a scuola dalle 8 la mattina alle 4 del pomeriggio e per tutto l'anno sia un lavoro di far sentire i ragazzi sicuri, farli sentire bene, farli sentire accolti, e se si fa così i problemi non esistono. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima! Domani è una giornata indubbiamente storica per l'IVV, la vetreria del Valdarno, che lo ricorderete aveva fermato i suoi forni e quindi di conseguenza, insomma, c'era davvero un grande pericolo soprattutto per i posti di lavoro a causa dell'insopportabile caro energia. Domani, dicevamo, dopo l'incontro siglato proprio con Diego Toscani, ci sarà la riapertura ufficiale del punto vendita. Saranno presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca. Nella giornata di oggi il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha firmato il decreto di assegnazione di alcune deleghe alla consigliera di maggioranza Cinzia Santoni, proprio colei che inizialmente legata al partito della Lega era stata assente del giorno di insediamento e approvazione del bilancio, in seguito poi ha deciso di lasciare il partito di Salvini. Ovviamente aretino. Santoni si è dunque sempre allineata al resto del gruppo della maggioranza. Passati alcuni mesi, appunto, ha ricevuto le deleghe alla transazione ecologica, all'ambiente, alle pari opportunità, al personale e all'URP. Restano in capo al presidente i rapporti istituzionali, le opere strategiche e la programmazione fondi PNRR, il progetto Casa dei Comuni. Parliamo adesso invece di scuola, perché oggi la conferenza zonale dell'istruzione della zona aretina ha approvato su proposta del Comune di Arezzo l'adesione all'Osservatorio Scolastico Aretino quale evoluzione e istituzionalizzazione del progetto Stella Polare che l'ITIS di Arezzo ha condotto per circa un decennio, l'annuncia la vice sindaca di Arezzo Lucia Tanti. L'obiettivo dell'osservatorio sarà quello di mettere a sistema tutti gli strumenti e le opportunità per accompagnare gli studenti in tutto il loro percorso da 0 a 18 anni, dando stabilità ad una serie di azioni quali l'analisi dei fenomeni di dispersione, di abbandono scolastico e di... Dobbiamo parlare ancora di un grande successo nel weekend che ci lasciamo alle spalle per l'afflusso di turisti in città per via della città del Natale. Direi anche quasi oltre le aspettative, perché comunque è novembre, cioè fino a ieri c'era una temperatura che più che Natale era Pasqua e quindi anche quello incide, però tanta gente, occupazione alberghiera, diciamo, ai limiti del sold out, turismo mordi e fuggi, comunque giornaliero presente, quindi siamo molto contenti.
Un altro weekend va in archivio con numeri importanti per la città del Natale ad Arezzo e nemmeno la polemica sollevata dai consiglieri comunali aretini di minoranza scalfisce il buon umore degli organizzatori. A margine si precisa però che i bagni quest'anno ci sono e nemmeno pochi. Ad ogni modo il binomio Arezzo-Natale è ormai consolidato in questa edizione. Anche il bus elettrico ha fatto un po' la differenza nell'agevolare gli spostamenti dei turisti. Che cosa secondo lei gioca di più in questo fattore? Il fatto che questa iniziativa ad esempio sia a metà dello stivale, questa è sicuramente una genialata insomma, che avete pensato a suo tempo. È chiaro che come dire, il collocamento territoriale ci dà una mano, la posizione è ovvio che siamo a metà strada fra il nord e il sud, quindi questo di sicuro ci agevola, ma in mezzo all'Italia non ci siamo solo noi, ci sono tante altre località che non hanno questo tipo di riscontro, quindi diciamo che ora non... Come dire, chi si loda si imbrota, no? Si dice non voglio fare un complimento a noi stessi o vantarsi di cose che forse non è neanche da persone modeste farlo, però insomma obiettivamente c'è un lavoro dietro di anni, non di giorni, che ha reso questa città il centro del Natale, obiettivamente possiamo dirlo. Poi ci copieranno, ci stanno copiando, qualcun altro arriverà dopo e magari lo farà pure meglio, però nel frattempo ci siamo noi. Arezzo è centrale non solo da un punto di vista geografico ma anche da un punto di vista proprio di capacità organizzativa. Il boom è atteso per il Ponte dell'Immacolata, sold out ormai da mesi. Sì, noi monitoriamo puntualmente alcuni alberghi che rappresentano circa il 70-80% dei posti letto in città. E da quello che rileviamo diciamo che siamo sui livelli dell'anno scorso, cosa che non ci stupisce ma come dire, ci rende particolarmente felici perché avevamo messo in conto anche la possibilità di un Natale un pochino più sottotono rispetto agli anni precedenti. Ricorderete tutti che agosto non è stato un mese particolarmente florido per il turismo in Italia, per le vacanze, e quindi avevamo anche qualche timore sul fatto che l'agosto potesse ripresentarsi vestito da Babbo Natale. Ad ora non è così, le previsioni per i prossimi weekend, quindi per questo che viene e per il Ponte dell'Immacolata sono ottime, anche lì siamo ai livelli dell'anno precedente, quindi al sold out, e diciamo che la fiducia è, insomma, è tanta. Oltre 7.000 euro i fondi raccolti per il Calcit e per il servizio Scudo. Sabato scorso al Teatro Tenda di Arezzo si è svolta una serata per festeggiare l'anniversario dei 30 anni della band Umagroso. Lo spettacolo era patrocinato dal Comune di Arezzo e ha visto la collaborazione della Fondazione Guido d'Arezzo e della Città della Musica. Sono stati 7.125 euro i fondi appunto destinati al servizio Scudo, cure domiciliari per i malati oncologici. Sul palco del Teatro Petrarca si è parlato di violenza di genere, uno degli spettacoli organizzati proprio dal Comune di Arezzo dal titolo Sante Donnacce. La donna vive la sua rivoluzione in tutto l'arco della sua vita. Si fa strada, spesso a fatica, qualche volta meno gratificata, aiutata rispetto ai propri fratelli maschi, che nonostante tutto ama, accudisce, cresce. Voglio parlare di questa tematica, però ecco, ne voglio parlare seriamente, e la comicità, se è fatta bene, è una cosa molto seria. Riflettere, stare insieme e divertirsi per contrastare la violenza di genere anche così, con serietà e leggerezza. Al Teatro Petrarca in scena Sante Donnacce di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte. Nel mio piccolissimo, attraverso il teatro, come ognuno di noi, io credo possa veramente far qualcosa per questo, cioè aiutare veramente i giovani, aiutare i figli, aiutare i nipoti, aiutare le persone intorno. Cioè ognuno di noi a questo punto deve sentire la responsabilità perché qualcosa cambi. Uno spettacolo comico che ironizza sulle donne, sugli equilibrismi per conciliare carichi domestici e vita lavorativa e sugli stereotipi che ancora imperversano. Pensato e prodotto in stretta collaborazione con Artemisia, associazione che opera a supporto delle donne vittime di violenza. Leggo delle cose che avevo scritto anche molto tempo fa, che purtroppo sono ancora incredibilmente attuali, proprio sul discorso veramente della violenza di genere, e leggo delle cose curiose che ho scritto sulle differenze uomo donna eccetera eccetera. All'interno di questo metto una lievità attraverso i miei personaggi. Ma che meraviglia erano le mattine, eh? Non avevamo un granché in quegli anni,
Ma ci avevamo le mattine, ci avevamo. Se entrava, se andava. Lo spettacolo si è inserito nelle iniziative organizzate dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare. Nuovi campi da basket e calcio, nuovi percorsi e camminamenti per una superficie di circa 3.000 metri quadrati. Si completerà così il restyling del Parco Fiorentina di Via Emilia, già interessato da una serie di interventi di riqualificazione nei suoi spazi verdi e nell'area giochi per i più piccoli. La Giunta ha quindi deliberato l'intervento per la realizzazione delle nuove aree sportive che saranno realizzate secondo i più aggiornati standard urbanistici e con materiali che ne garantiranno la permeabilità nel rispetto ovviamente degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Senza tifosi al seguito e senza mordente, l'Arezzo è stato battuto di misura dalla Juventus Next Generation. No, purtroppo non è andata come tutti volevamo. È stata una partita strana perché siamo partiti bene, poi dopo loro hanno preso un po' il pallino del gioco, c'è stato questo autogol un po' fortunoso che un po' ci ha scosso, poi abbiamo avuto però occasioni per pareggiarla, poi l'espulsione un po' ha condizionato la partita, ma si è rimasti sempre nel match, creando comunque, nonostante fossimo in inferiorità, purtroppo il palo non ci ha permesso di portare a casa un risultato positivo, ma non si può imputare niente ai ragazzi perché sono stati tutti quanti sempre sul pezzo, abbiamo cercato di rimanere in partita, era quello l'obiettivo, perché sapevamo che più passava il tempo e più sarebbe stato positivo per noi, abbiamo creato diverse situazioni che potevamo concretizzare sicuramente con la via della rete, però purtroppo non è stato così. Abbiamo concesso poco nonostante l'inferiorità, però siamo delusi per il risultato perché volevamo confermarci dopo la vittoria di Fermo. Quindi giocavamo contro una squadra tecnicamente forte che nonostante la nostra pressione riusciva a uscire bene, quindi quello ci ha un po' scombussolato, sia il gol subito che comunque psicologicamente non dovrebbe abbattere una squadra, però quando ti trovi poi a dover affrontare una squadra forte come la Juve a livello tecnico, che in quel momento ti riesce tutto, è normale che tu possa essere un po' scombussolato, sei stato bravi comunque a rimanere in partita, ma questo non è bastato. È andata bene invece per le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, una vittoria che ci voleva davvero di misura, quella contro il Freedom Cuneo per 6-1. Sentiamo allora Mister Mike ai nostri microfoni. Non è un campionato facile questo, è un Serie A 2, non è sicuramente come abbiamo pensato che era anche la Serie B l'anno scorso. Tutte le squadre hanno delle giocatrici importanti, ogni settimana devi preparare la squadra in una maniera molto molto con dettagli. E noi abbiamo fatto questo dall'inizio della stagione. Nell'Italia dei risultatisti un po' questa cosa forse non si vede, non si vede il lavoro, non si vede tutto l'impegno che noi qualche volta lo staff mette, però abbiamo una squadra che lavora molto, le ragazze danno molto impegno agli allenamenti e prendono molto quello che noi come staff chiediamo di loro, loro lo fanno ogni partita e questo mi fa molto piacere e come hai detto anche te l'abbiamo fatto dal primo minuto del primo tempo. È quello che provo qualche volta a dire alla gente, ai cittadini di Arezzo, un po' di essere un po' calmi, di essere un po' tranquilli, perché il lavoro che facciamo ora,
il sogno e l'ambizione del presidente è veramente un processo lungo, e noi siamo qui per lavorare e di fare crescere anche le giocatrici nella maniera che noi sappiamo, quindi abbiamo tutti fiducia in questo progetto e oggi era veramente una marcatura del lavoro che si fa qui ad Arezzo. Un'altra medaglia da portare a casa, un altro trionfo da mettere in bacheca per Beatrice Coradeschi, la giovane atleta classe 2007, originaria di Civitella in Valdichiana, è la nuova campionessa europea di Taekwondo per la categoria Under 17 Freestyle. Suo il gradino più alto del podio a Innsbruck in Austria, dove si sono svolte le gare in cui Beatrice è stata impegnata insieme ai propri compagni e compagne della selezione azzurra. Si congratulano con lei anche il sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi e l'assessore alle politiche sportive Claudia Del Tongo. Ci complimentiamo a nome dell'amministrazione comunale, dicono, con Beatrice, che ha già saputo distinguersi a livello internazionale in questa disciplina, auspicando che possa continuare in futuro e portare all'onore delle cronache sportive il nome della nostra comunità. Parliamo adesso invece di basket, Serie B. Ai ragazzi di Evangelisti non è riuscita l'impresa, la SBA ha lottato ma è stata sconfitta a Empoli. Sconfitta in trasferta per l'AMBC Servizi, che non è riuscita nella difficile impresa di espugnare la palestra Lazzari, casa della Computer Gross USE. Partono bene i padroni di casa con un Rosselli ispirato nel break iniziale di 7-2. Gli Amaranto reagiscono con i canestri di Pelucchini, portandosi anche sul più 7 prima di un altro controparziale della squadra di casa. Alla prima sirena il punteggio è in perfetta parità a quota 22. La gara poi prosegue sui binari dell'equilibrio con Empoli che si guadagna qualche lunghezza di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi, l'AMBC Servizi sembra determinata a mettere in difficoltà la Computer Gross. Il break amaranto di 10-0 sottolinea una SBA aggressiva che mette in difficoltà gli avversari. Nel momento migliore amaranto arriva però la decisa reazione della squadra di casa. I ragazzi di coach Evangelisti sciupano diversi palloni soffrendo la difesa dei locali, che cambiano marcia e ribaltano negli ultimi 4 minuti del terzo quarto l'inerzia della partita. Il parziale di Empoli arriva ad un 17-0 che indirizza la gara a favore dei padroni di casa. Nell'ultimo quarto i ragazzi di coach Evangelisti non si arrendono e punto dopo punto rientrano in partita fino al meno 4, sbagliando però un paio di tiri ben costruiti che avrebbero riportato l'AMBC Servizi ancora più vicino nel punteggio. I padroni di casa trovano le triple di Cerchiaro che chiudono la partita, anche perché Arezzo non è precisa dalla lunetta e la squadra di casa capitalizza al meglio tutti i tiri liberi nei secondi finali, che valgono l'82-72 finale. Per la SBA una prestazione sicuramente superiore a quelle delle ultime uscite. Servirà a mantenere l'attenzione alta per tutti i 40 minuti nei prossimi due impegni casalinghi consecutivi contro Legnaia Firenze e Sestri, che chiudono il girone di andata ed aprono quello di ritorno. Parliamo adesso invece di tennis. Il tennis Giotto vola al finale dei playoff per la Serie A1. La prima squadra maschile del circolo aretino, neo promossa in A2, ha debuttato negli spareggi per la promozione con una vittoria per 4-3 sul Canottieri Padova al termine di una maratona di oltre 8 ore di incontri, e ha così meritato la possibilità di giocarsi fino all'ultimo la salita nella massima categoria italiana. L'appuntamento conclusivo è previsto contro l'ATA Battisti di Trento in una doppia sfida di andata e ritorno che è in programma per il prossimo 3 di dicembre. Ed infine parliamo di pallavolo, quarta giornata e seconda vittoria consecutiva per i Botoli del coach Morelli, che si sbarazzano del Volley Arezzo in 3 set nel derby cittadino. Avvio di partita abbastanza lento, le due formazioni hanno commesso diversi errori, il set è andato in parità fino al 21-21. Sul finale i Botoli hanno trovato delle buone giocate, limitando gli errori e conquistando il parziale di 21-25.
Il secondo parziale invece ha visto gli aretini dominare fin dalle prime battute. Conti e compagni, con una buona prova corale, hanno tenuto ben saldo il vantaggio accumulato durante il set e chiuso poi per 20-25. Il terzo parziale si è chiuso per 10-25. Vittoria dunque rotonda per 3-7-0 che dà fiducia e morale ai Botoli in vista del prossimo impegno in calendario per il 2 di dicembre contro il Remo Masi Rufina. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.